Arrivato a Faenza un mezzo speciale dei vigili del fuoco per domare l'incendio al grande magazzino Lotras di Via Deruta. Si tratta di un mezzo in servizio normalmente negli aeroporti per spegnere gli incendi alimentati dal carburante degli aerei grazie alla potenza di un'onda d'urto d'acqua. Nel frattempo sono una cinquantina di pompieri al lavoro provenienti dalle province di Ravenna, Forlì Cesena e Bologna. Per spegnere l'intero rogo ci vorranno giorni però. L'obiettivo ora è quello di contenere e ridurre l'alta colonna di fumo e cenere nell'aria. Da venerdì mattina sono operativi tecnici di ARPA e per il monitoraggio delle sostanze inquinanti. Monossido di carbonio e benzene sono stati rilevati a livelli massimi a Bagnacavallo, mentre limiti di legge. Misurazione bassa ha invece restituito la stazione del parco Bertozzi a Faenza. Rilievi dovuti al vento che oggi soffiava in direzione della Bassa Romagna. I controlli continueranno nel corso del pomeriggio e della sera, visti anche i ripetuti cambiamenti del vento. Sembra comunque rientrare l'emergenza climatica e l'azienda sanitaria ha ritenuto di non prendere provvedimenti in merito. Si sta operando come fin da come abbiamo iniziato, non è cambiato nulla, abbiamo solo aumentato la portata d'acqua che riusciamo ad erogare sul magazzino, sul capannone. Abbiamo fatto appunto arrivare un mezzo anche dall'aeroporto semplicemente perché ha la possibilità di avere una gittata e una portata d'acqua maggiore. Soltanto il fatto che parte del tetto è crollato, quindi abbiamo la possibilità di buttare dell'acqua anche dall'esterno nella posizione centrale, cosa che con le APS normali non si riesce a fare, non si riesce a fare come è efficace. Quali sono le principali difficoltà di questo tipo di incendio? La dimensione del capannone che è molto grande e il combustibile che è molto virulento e di grande quantità. Più o meno quanto, una stima su quando si riuscirà a spegnere? Spegnerlo completamente si parla di giorni, speriamo entro sera di riuscire quantomeno ad abbattere la nube di fumi, quantomeno la nube diciamo così visibile a distanza. È stato risolto uno dei problemi più critici all'inizio della giornata, cioè quello dell'uso dell'acqua. È critico perché l'acqua entrando dentro al fabbricato entrava in contatto con l'agente contaminante, con gli oli presenti, portandoli poi nei percorsi dei reflui urbani. Siamo riusciti, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Regione, tutti insieme sono riusciti a contenere il perimetro dei reflui afferenti a questo impianto industriale in maniera tale da creare una sorta di barriera di sicurezza, cioè l'acqua contaminata non va né in depurazione né nei canali di scolo e tantomeno in quelle di irrigazione. In questa maniera adesso è possibile agire con forza, con tutte le squadre, è arrivato anche un mezzo aeroportuale che fra poco comincerà la sua azione, poi quell'acqua che viene perimetrata viene poi risucchiata direttamente e conferita in alcune centrali di stoccaggio qua nel nostro territorio. È acqua contaminata che dovrà essere al più presto bonificata. Sulla qualità dell'aria ARPA è al lavoro, sta lavorando sui dati delle centraline statiche e di quelle mobili che sta approntando sul territorio in relazione all'andamento dei venti prevalenti. Nel giro delle prossime ore avremo dei risultati precisi. Certo è che dentro non sta andando a fuoco un sacco di costolette, ma del materiale su cui abbiamo paura, insomma, che ci siano degli agenti contaminanti. Ci sta aiutando il vento, non è poco presente, quindi permette l'ascesa verticale e la non diffusione sul territorio. Però, come dire, siamo ancora nel mezzo dell'emergenza, il fuoco è acceso, si sta raffreddando, i vigili del fuoco ce la stanno facendo, speriamo che non si alzi vento, perché questo oltre a portare in giro la colonna di fumo porterebbe sicuramente a un ravvivamento del fuoco. Speriamo, bisogna avere anche un po' di fortuna da ora in poi.